premio Cavezzi nel mondo, da alcuni anni non concesso per una serie di ragioni, per le difficoltà economiche del titolare del premio, che era l'azienda di soggiorno, viene oggi rilanciato con un accordo siglato presso la casa comunale fra appunto l'amministrazione comunale e l'azienda di soggiorno, con il suo commissario straordinario architetto Carmine Salzano e con il presidente del Rotary Club Lucio Pisapia. È un accordo importante perché nella collaborazione con il Rotary Club, con l'azienda del comune, ripartirà questo premio a cadenza biennale per far sentire i nostri concittadini che nel mondo danno lustro a Cava dei Tirreni, che sono ambasciatori della città, farli sentire amati dalla propria comunità e quindi creare un legame ancora più forte di quello che normalmente noi cavesi abbiamo con Cava dei Tirreni. Una iniziativa che il Rotary Club ha fortemente voluto e che noi abbiamo accolto in ottemperanza anche allo Statuto Comunale, che dà grande spazio al principio di sussidiarietà orizzontale, che vuole coinvolta la società civile nelle attività che può svolgere anche direttamente. Un'iniziativa che è destinata a partire da quest'anno, negli anni che verranno, a rinsaldare i rapporti che ovviamente già ci sono, ma che vanno sempre più coltivati con i nostri concittadini, alcuni dei quali anche giovanissimi stanno effettivamente dando tanto lustro. Cavesi nel mondo, oggi siamo qui nella sala gemellaggio del Palazzo di Città, che vogliamo comprendere proprio dal Lucio Pisapia, presidente del Rotary qui di Cava dei Tirreni, non sì. Solo. Come mai, ecco, il Rotary dal 2004, ribadiamo, avevo voluto avvocare a sé questo premio, che noi riteniamo sia stato importante perché ci ha ricordato tanti personaggi della nostra città. Il Rotary ha come scopo l'attività di service e il Rotary di Cavala specialmente indirizzata al proprio territorio. Le iniziative fatte su Cava sono tante, questa segue quella della Domenica della Salute, quella della riparazione dell'organo della Cattedrale di Cava, quello del Libro Le di Cava dedicato alla cittadinanza, che ha permesso di raccogliere soldi devoluti poi al restauro dell'organo della nostra Cattedrale. Questa è un'altra iniziativa che è stata presa perché c'era assente questo premio da più anni per con situazioni contingenti, obiettive o meno, ma comunque non trovava più allocazione tra le attività cavesi. Noi non l'abbiamo avvocata, l'abbiamo chiesta per la verità al sindaco, l'abbiamo chiesta all'azienda di turismo e soggiorno, che purtroppo non è più così attiva, e allora abbiamo chiesto che in loro vece noi potessimo riprendere questa bellissima tradizione di chiamare qui tra noi coloro che sono andati via dalla nostra città ma che hanno dato lustro alla stessa. Quindi è un'iniziativa, come dire, nata da due soci, Gigino Della Monica e Felice Scermino, che il presidente ha pienamente appoggiato, ha seguito e ha portato felicemente, pare, a conclusione. Quando si terrà? Inizierà quest'anno con la nomina della commissione prevista dal regolamento, quindi saranno segnalati o si segnaleranno gli eventuali concorrenti, e nella primavera dell'anno 21 ci sarà già la prima assegnazione di questo, la ripresa. Ritornato premio, insomma. Ritornato premio Cavesi nel mondo. Quindi qualcuno nella risposta ad una mail ha detto: complimenti, è una cosa bellissima per la città. Io che sono stato tanti anni fuori ne sentivo la mancanza proprio in questo periodo, e applaudito con gioia a questa cosa. Io spero che applaudiranno anche tutti i cavesi che potranno premiare un loro concittadino che si è fatto valere in giro per il mondo, per l'Italia o per il mondo. Ospitiamo nella casa comunale questa conferenza stampa insieme e su richiesta del Rotary Club è nata questa volontà comune all'azienda di soggiorno, che ha la primogenitura e ovviamente la prima responsabilità del premio Cavesi del Mondo.
Tecnico ed il Comune di Cava di Fiumeto, interesse sia in città ovviamente che anche di dove abbiamo nostri concittadini che come dire, negli anni la nostra città. Di fatto per una serie di ragioni legate anche alle difficoltà economiche che tutti gli enti pubblici e anche la nostra azienda ha avuto, il premio negli ultimi anni era andato un po' come dire scemando per diversi anni. Il nostro Rotary ha chiesto di con la Pax Christi eccetera, si è ritenuto, e quindi in attuazione anche del principio di sussidiarietà, che però nel nostro comune il principio di sussidiarietà statutariamente è previsto non come una facoltà ma addirittura come un obbligo, per cui quando ci sono attività che i cittadini e le loro associazioni possono svolgere direttamente, il comune ha l'obbligo di favorire che queste attività siano svolte dal mondo associativo anziché direttamente dal comune. Quindi abbiamo un po' forzato a livello locale anche il testo dell'articolo 118,4 della Costituzione, che invece prevede solo un favor per la sussidiarietà orizzontale, e quindi anche in ottemperanza a questa regola del nostro statuto abbiamo accolto di buon grado la proposta del Rotary Club. Ovviamente l'ha fatto il comune, che trattandosi di un premio intitolato ovviamente ai paesi del mondo, quindi ha una legittimazione se non altro morale a seguire le sorti di questo premio importante. Aggiungo che l'iniziativa è particolarmente meritoria, così come viene reimpostata il nome, ovviamente non lo faccio, di diversi giovani e giovanissimi cavesi che stanno raggiungendo dei risultati eccezionali a livello internazionale. Più di uno, forse mai come in questo momento, abbiamo veramente delle eccellenze di giovani che portano molto in alto il nome di Cava, e ovviamente questo premio serve anche, come dire, per rafforzare il legame che i cavesi hanno tutti, perché noi siamo tutti molto legati alla nostra città, ma per rafforzarlo ulteriormente orgoglio dovunque essi si trovino ad operare. Per cui anche la scelta, dicevo, di puntare molto sui giovani è una scelta nuova, molto intelligente, di cui ringrazio anche tutta la comunità rotariana che appunto l'ha portata avanti. Leggerete poi nel dettaglio il regolamento che appunto prevede un coinvolgimento attivo del principale del Rotary Club con tutta l'organizzazione della manifestazione, la presentazione delle stanze, e poi una commissione diciamo istituzionale in cui appunto oltre al presidente del Rotary, al sindaco, al presidente dell'azienda siederanno anche il